Bonjour ragazzi, bonjour. Ormai ho adottato queste inquadrature per la mattina. Che cosa ne dite? Che in realtà nell'ultimo video mi avete detto: Nicole, se tu la mattina quando ti svegli sei così beata te. Ma cioè, siete seri? Cioè, non credo. Comunque, vabbè, oggi mi stanno per fortuna andando via tutti i brufoli che avevo. È stato un periodo veramente, ho avuto, cioè mi stava tornando l'acne, per fortuna adesso si è rispenta, grazie al cielo, però è un periodo che perdo un sacco di capelli, ma succede anche a voi? Non lo so, ma non è proprio cambio di stagione, forse sì, ma forse sì, un po' cambio di stagione, boh, non lo so. Periodo così, però, cioè ogni volta che ne perdo tanti penso sempre diventerò calva, poi non succede mai, però boh, anche oggi sono un disastro, sinceramente, ma oggi devo lavarli. Comunque, bonjour, come state mia family? Tra l'altro volevo ringraziarvi perché quando vi ho chiesto consigli su dove acquistare gli orecchini, eccetera, mi avete lasciato veramente tantissimi, tantissimi siti e sono andata a controllare e il più bello è sicuramente quel, boh, no, ce ne sono tantissimi belli, però uno che mi ha colpito è quello di Maria Tash, che io non conoscevo, ma ho visto che ha degli orecchini e dei piercing pazzeschi, bellissimi, e quindi vi voglio ringraziarvi per avermi consigliato questo brand. Al contempo vi amo, però al contempo vi odio perché me l'avete consigliato, perché ne ho comprati diversi e quindi sì, però insomma grazie però mi avete fatto spendere. No, sto scherzando, però veramente mi avete dato dei consigli pazzeschi. Mi sono piaciuti tanto, me li avete fatti scoprire voi. Comunque mi sono fatta anche un mega 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 autoregalo per San Valentino a questo punto, perché ogni volta che vi faccio un autoregalo cerco di giustificarlo con il fatto che boh è Natale, boh è Pasqua, boh è San Valentino. Quindi perché non facciamoci un regalo da soli a San Valentino? E vi farò presto il video haul. Vi farò vedere e vorrei includere anche tutti questi orecchini che ho preso e che ovviamente sto aspettando che mi arrivino perché è un ordine che ho fatto dal sito, su Mai Teresa li ho presi in realtà, e, perché avevo paura che dal sito di Maria Tash, visto che se non sbaglio il prezzo era in dollari in default, avevo paura che passasse la dogana. E, comunque, oggi ho diverse cosine da fare. Come al solito, quando registro questi vlog, cerco sempre di, cioè, cerco di combinarli con le giornate in cui devo fare delle cose in centro e quindi in modo da poterle fare, ma al contempo portarvi con me. Oggi devo anche andare dall'avvocato. E ho un sacco, un sacco, un sacco di mail a cui devo ancora rispondere perché ieri non sono riuscita a rispondere a tutti. Comunque volevo ancora ringraziare tutti voi che siete venuti sia a Milano e a Roma ai miei incontri con Benefit per l'uscita del mio kit sopracciglia top, l'ho trovato in tutti gli store, Sephora. Vi ringrazio tantissimo perché, cioè, per me è stato pazzesco veramente. Da quando sono arrivata ad entrambi gli incontri fino a quando me ne sono andata, cos'erano, 2 ore e mezza, 3 ore, io non mi sono fermata un attimo e c'era sempre gente nuova che veniva a salutarmi, a chiacchierare con me, e, cioè ho fatto un sacco di selfie, ho firmato un sacco di autografi e cioè eravate talmente in tanti che per me è veramente pazzesco, surreale, bellissimo ma surreale. Quindi voglio ringraziarvi di cuore per essere venuti e poi sono anche molto molto contenta perché l'ultimo video che ho lanciato, che in realtà per voi sarà 2 video fa perché oggi ho un altro video che andrà online alle 17:30, comunque ho fatto il video annuncio per l'incontro di Trieste e mi avete scritto in tantissimi che venite, quindi la cosa mi fa veramente tanto 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 piacere perché appunto Trieste non è centrale affatto e so che non è raggiungibile da tutti, però mi sono detta insomma il nord-est, la Slovenia, la Croazia e poi tutti i miei follower triestini che mi chiedono sempre di organizzare qualcosa qui a Trieste, perché molto spesso Trieste è un po' dimenticata come città per questo genere di cose, per questo genere di eventi, insomma anch'io, io stessa sono riuscita ad organizzare solo un incontro qui a Trieste, quindi mi fa molto 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 piacere avere la possibilità e mi fa molto molto piacere che venite così in tanti perché ho ricevuto un sacco di commenti, un sacco di messaggi. Quindi sono molto 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 felice e scusatemi, scusatemi voi che magari non siete riusciti a venire a nessun incontro o che comunque non avete la possibilità, scusatemi se
fatto nell'ultimo periodo tanti video in cui appunto, cioè so che magari alle 17:30 aspettavate un video e poi in realtà l'unico video che arrivava era il video annuncio di un incontro. Scusatemi, però faccio sempre i video per annunciare gli incontri perché altrimenti se faccio soltanto un post o se faccio soltanto delle stories, molti se le perdono e in passato lo facevo e poi mi veniva detto tante, tante volte: io non ho visto il post, io non ho visto la story, dovevi fare un video perché io mi sono persa l'incontro. Quindi ogni volta che faccio un incontro faccio assolutamente un video dedicato. Non so comunque perché sono blu in questa inquadratura, cioè nell'ultima inquadratura che avevo fatto così all'inizio del vlog non ero blu. Oggi sono seriamente blu. Cioè, mi sto vedendo nel monitor della videocamera, boh, sono blu. Comunque, ieri sono stata a vedere l'esorcismo di Anna Grace e sono andata di pomeriggio al cinema, ragazzi. Era dai tempi della seconda media che non andavo al cinema di pomeriggio, comunque fichissimo. Beh, a parte il fatto che arrivo al cinema, entriamo in sala e praticamente dopo 20 minuti il film non iniziava. Arriva una ragazza del cinema dentro e dice: sì, purtroppo abbiamo dei problemi con il computer, non riusciamo a lanciare il film. Dopo ci sono riusciti, ma abbiamo aspettato tipo 25 minuti, mezz'ora, una roba del genere. Ed è stato assurdo perché pensavo, perché il film era, non so se ve l'ho detto, io vaneggio quando parlo, il film era L'esorcismo di Anna Grace. Anna Grace? Sì, mi sa di sì. E quindi mi sono detta: cavolo, iniziamo bene. Cioè, anche il film è posseduto, e va esorcizzato, perché insomma aveva una maledizione questo film. Comunque alla fine l'abbiamo visto. C'era come attrice Shay Mitchell, che è una delle ragazze che aveva fatto Pretty Little Liars, che a me piace tantissimo. Per me lei è bellissima ed è anche molto molto brava. Non me la sarei mai immaginata in un ruolo horror, invece mi è piaciuta molto e penso sia fatta per gli horror lei, non so perché, ma ha questo sguardo molto profondo, comunque molto, non lo so, tipo pungente, boh, non lo so, mi è piaciuta, però il film in sé non era così pauroso come sembrava dal trailer, vi dico la verità. Una bella storia, però ambientata un po' troppo statica, forse ambientata un po' troppo nello stesso ambiente, questo obitorio, vabbè, no spoilers, come al solito, non voglio spoilerarmi niente, però sì, poteva essere più pauroso, non mi è. Sembrava appunto più horror, più. Invece, insomma, però comunque carino, devo dire, carino. Altra cosa che volevo dirvi, vabbè, non c'entra nulla, ma lo sapete che io passo da un argomento all'altro così molto semplicemente, molto easy. Anche la mattina, appena sveglia a questo punto, perché mi sono appena svegliata, ragazzi, quindi vi prego, cioè, non commentiamo lo stato mio in questo momento, ok? Cioè, non commentiamo, non commentiamo. Ormai siamo in confidenza noi, ok? Non faccio problemi. Però mi ha fatto una cosa, perché agli incontri mi piace chiedervi, tra le altre cose, quando chiacchieriamo, mi piace chiedervi quali sono i vostri video preferiti, ragazzi, agli incontri Milano e Roma, perché ovviamente è da poco che li faccio i mukbang, quindi agli incontri di Milano e Roma mi avete detto in tantissimi che i vostri video preferiti sono i mukbang. Io ci sono rimasta un sacco perché uno, cioè, non sono bravissima a farli, almeno non mi ritengo bravissima. E due, cioè, per me sono dei video, non so come dire, cioè, poco impegnativi rispetto a tante altre tipologie di video che posso fare, come magari i Get Ready With Me, The Morning, Night Routine, eccetera, che sono molto impegnativi sia come filming che come editing. Beh, in tantissimi avete detto che impazzite per i mukbang, quindi ragazzi, a furor di popolo e a grande richiesta ne farò tanti altri. Ovviamente non farò mai solo mukbang, però continuerò a farli visto che vi piacciono così tanto. Insomma, vi ringrazio, vi ringrazio. Altra tipologia che piace tanto sono i vlog. Quelli più gettonati erano proprio i vlog e i mukbang. Quindi poi tutti mi chiedono di Gattodevere, incredibile agli incontri, quasi tutti mi dicono: come stanno i gatti? Come sta Gattodevere? Salutami Gattodevere, dagli baci da parte mia. L'ho fatto, gli ho dato tantissimi baci da parte vostra, mantengo le promesse, l'ho fatto. Però sì, mi ha stupito un po' questa cosa, perché i vlog mi avete sempre detto che più o meno sono tra i vostri video preferiti, eccetera, però non mi sarei mai, mai, mai aspettata che anche i mukbang, cioè, fossero saliti in vetta alle vostre classifiche. Quindi, mi avete detto che vi faccio tanta compagnia quando mangiate, pranzate, cenate, se magari siete da soli per un motivo o per l'altro, vi faccio tanta compagnia, vi piacciono i video lunghi, chiacchiericci. E quindi sì, mi ha fatto tanto tanto piacere questa cosa. Boh, non lo so. Comunque,
Adesso bando alle ciance, perché ho nell'agenda ho segnato tipo 50 cose per oggi che adesso non ricordo, ma devo andare a vedere. Comunque, la più importante, devo andare assolutamente dall'avvocato e non starò ad addentrarmi nelle cose della separazione, però perché poi insomma non mi va, uno, e numero due, poi la gente ci specula, eccetera eccetera, quindi vi racconto solo la mia giornata. Insomma, devo andare dall'avvocato e ho un sacco di lavoro al computer da fare e... Ah sì, devo anche andare in banca, devo anche andare in banca. Quindi, let's go, prendiamo la videocamera anche oggi e andiamo, andiamo. Spero vi piaccia questa inquadratura, peraltro, perché è molto comodo. La mattina mi sveglio e le prime immagini del vlog le faccio così. Mio Dio, ma perché sono blu? Cioè, sta roba mi mette... Ah no, ok, forse adesso sto migliore. Mamma mia, che faccia. Ciao, amore mio. Ciao. No, non ci puoi entrare tu in camera, ma guardalo. Ma guardalo. Girl, never see you, amore piccolo. Sei tutto bianco? Sei tutto bianco lui. Ma sì. Sei tutto bianco e un poco arancione, guarda qua, sei arancione, un poco, sì, anche qua, guarda qua, sulle orecchie, e poi anche qua stai diventando arancione e la coda. Wah, wah. Ciao, amore mio, ma ciao. È difficilissimo inquadrarti, gatto d'embre, continui a muoverti tantissimo. Di stiracchi e miagoli. Amore mio. Mi è appena arrivato questo mega pacco da Boohoo. No ragazzi, non è un pacco che mi hanno spedito, come l'ho detta sembrava. No, no, no. Sono cosine che ho acquistato io. È un sito low cost con cui mi trovo molto bene. Beh, ovviamente i materiali sono quello che sono in realtà. Sono... è abbigliamento che non ti dura tantissime stagioni, però secondo me sono cosine molto carine e con alcune mi trovo particolarmente bene, ci sono cosine davvero belle, e, però questa volta ci ha messo un sacco ad arrivare, tipo oltre un mese, che è stata veramente strana come cosa. Boh. Di solito voi se ordinate da Boohoo in quanto tempo vi arriva? Perché a me di solito al massimo 10 giorni, to 2 settimane è tanto, però stavolta almeno un mese ci ha messo, perché mi ero letteralmente dimenticata di aver ordinato, quindi penso anche un mese e mezzo. Strana questa cosa. Ciao guarda Demer, vabbè, comunque è veramente gigantesco sto pacco, ho preso tanta roba, non mi ricordo niente. Andiamo ad aprire, vediamo cosa c'è. Eccole le cosine che ho preso, vabbè, a parte il casino che è inevitabile, c'è sempre tantissima plastica, non capisco perché. Boh, alla fine è normale, penso, ma ogni capo viene imballato nella plastica, poi alla fine ne hai tantissima. Comunque quello che ho preso sono, allora, questi leggings, tipo pantaloni in PVC, non lo so, ho preso 2 taglie perché non sapevo quale potesse starmi bene. In realtà mi sono un po' pentita perché sono un po' troppo shiny e secondo me ingrassano un sacco, comunque adesso li proverò. Poi ho preso, vabbè, sono molto fiera di questa giacca in piede pull, non so pronunciarlo, con questi bottoni. Molto bella, mi sembra un po' grande, ma adesso devo provarla, vedremo. Comunque mi ricordo di averla presa, finalmente è arrivata. Poi ho preso questa gonna, molto semplice, a ruota nera, perché ne avevo una simile ma è scomparsa, non so veramente dove sia finita. Probabilmente nei vari traslochi è andata persa, purtroppo succede. E poi ho preso 3 maglioni perché non ne ho abbastanza, ragazzi. Cioè anche qui è tutto pieno di maglioni, comunque. Ed ho preso questo, color... cammello, più o meno, forse un po' più scuro. Poi ho preso questo peluscioso rosa, mi piacciono un sacco i maglioni pelusciosi. E poi ho preso questo bianco, molto semplice, sono a Dolce Vita, credo tutti, tranne sì, quello bianco e quello marrone sono a Dolce Vita, quello rosa invece è a Girocollo. E poi ho preso questa felpa, in realtà molto semplice, easy per casa, azzurra. E questo è quanto per il bottino da Boohoo. Adesso proverò tutto e metterò anche le cosine. Ok, allora la felpa mi piace molto perché è super super larga, comodissima. E questi sono i pantaloni. Vi devo dire che sono stretchy e sono molto molto comodi. Mi piace il fatto che anche Boohoo adesso, non so se l'hanno sempre avuta oppure ce l'hanno da poco, comunque hanno la... collezione tall, quindi per ragazze alte, perché altrimenti tutti i pantaloni mi arrivano tipo qua al polpaccio, e di questo sono contenta. Però visto che sono così shiny, secondo me ingrassano parecchio. Però sappiate che
Sono disponibili su Boohoo e costano poco perché tutto costa abbastanza poco su quel sito e sono anche molto molto comodi, vi devo dire la verità. Mi piacciono, stanno bene, stanno attillati, la vita è alta e sì, mi piacciono però solo con qualcosa di molto molto lungo in questo caso, tipo questa felpa. Ho provato anche questa giacca, vi dirò, e la metterò più tardi, quindi vi farò vedere anche come mi sta questa. E Gatto Denver, come al solito, non mi abbandona un secondo. Vero? Lo so, comunque, vabbè. Andiamo a fare colazione perché non ho mangiato ancora nulla. E ditemi che sono brava perché ho preso un sacco di frutta l'ultima volta quando ho fatto la spesa. Voi siete tipo mia mamma che mi controllate e mi date i consigli, quelli buoni. Quindi adesso andrò a mangiare un po' di frutta, dello yogurt greco per colazione. Vediamo un po' che cosa c'è in frigo. Allora, yogurt, non mi sembra male come idea. Tac, tra l'altro devo prendere anche le mie vitamine per capelli e unghie. Sto usando queste di Fito che già prendevo l'anno scorso. Mi ci sto trovando molto bene perché ho finito le Hair Care Panda, a dire il vero. Più o meno, insomma, sono la stessa cosa, ma le Hair Care Panda sono più buone e sembrano caramelle. Potrei fare una spremuta d'arancia e pompelmo. E poi finirò anche questi mirtilli con lo yogurt. Sì, sì, non mi sembra male come idea. In sottofondo sentite i Green Day, scusatemi se è un po' un frastuono nel video. Comunque, piccolo cambio di programma perché non trovo lo spremiagrumi, quindi niente spremuta, però come colazione i mirtilli purtroppo ho dovuto buttarli via perché avevano un po' di muffa, però ho preparato questa tazza con lo yogurt greco, poi sotto la frutta c'è il muesli, kiwi, banana e fragole. Quindi, super colazione, direi. Mi sono vestita, sono anche stata in banca nel frattempo perché altrimenti chiudevo, ho dovuto fare una mega mega corsa. Comunque nel frattempo ho telefonato al piercing shop e ho preso appuntamento per sabato per fare due nuovi piercing. Ah sì, mi è arrivato il messaggio di quanto ho speso. Comunque ho preso appuntamento per questo sabato per fare il quarto buco di qua e il terzo buco di qua. Yes! Super happy. Ok, nel frattempo mi sono truccata, ho preparato una fattura lunghissima di Universo Spese che ci ho messo tipo un'ora. Comunque è fatto e questa è la giacca che ho appena preso. È molto lunga, devo dire, posso usarla quasi come un cappottino, forse più in primavera logicamente. E però mi piacciono tantissimo questi bottoni dorati, è molto bella, mi piace tanto. C'è anche questa fascia, se voglio legarla in vita, però forse vi dico la verità, mi piace di più così aperta. E questo è quanto, adesso metto il cappotto e scappo dall'avvocato, altrimenti faccio tutto. È in diretta con la Bora Triestina, filmiamo questo pezzettino di vlog. Sì, c'è davvero una Bora parecchio forte oggi, non fortissimo, ma c'è, si sente. Tra poco sono arrivato comunque dall'avvocato, vi faccio vedere un po' di Trieste, anche se appunto oggi fa parecchio freddo, quindi sono tutti imbarattatissimi e non so nemmeno se mi sentite perché la Bora è forte. Eccoci. Comunque, so che mi criticano quando dico vado dall'avvocato, quando dico cose comunque, non so perché, comunque questa è la mia giornata, quindi criticatemi pure, ormai ci sono abituata. Cosa vi devo dire? Comunque ho ricevuto super super buone notizie che condivido con voi veramente come se foste mie amiche, quindi sono contenta perché il ragazzo che sta in affitto nel mio appartamento finalmente mi ha comunicato che ha trovato un altro appartamento e quindi se ne va anticipatamente, quindi è stato anche molto molto carino, e se ne va inizio marzo, quindi inizio marzo tornerò a casa mia, il che mi rende super 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 felice. Sono arrivata dall'avvocato. Con i capelli che sono un disastro, ma sono arrivata. Non ho avuto il tempo per arricciarli, altrimenti l'avrei fatto. Rientrata dall'avvocato, oggi veramente ho fatto mille giri, tra l'altro sono andata anche a recuperare 5 pacchetti. C'erano tipo 5 pacchetti e 2 buste. Scusatemi se sono al buio. Boom! Sempre così quando accendo questa luce. Tra l'altro, altra cosa che volevo dire, perché
Non so come mai, comunque io l'avevo anche menzionato. Accendiamo le luci, ovviamente siamo veramente al buio perché ormai è sera. E l'avevo anche menzionato perché, anzi vado a prendere anche il cellulare così vi faccio vedere. Perché avevo menzionato questa cosa che in un video mi veniva detto Nicole... si vede il tuo fidanzato, il nuovo fidanzato, tutte queste cose che si danno per scontate, no? Perché se una persona è, tra virgolette, personaggio pubblico, cioè non so come definirmi, comunque, cioè quando tu praticamente sei conosciuto da tanta gente e qualsiasi persona di sesso maschile stia al tuo fianco, è matematicamente il tuo fidanzato, cioè è così. E quindi, però mi fa sorridere questa cosa, che mi dà fastidio, l'ho detto, non mi dà fastidio, mi fa sorridere, è normale che sia così, la curiosità è donna e la curiosità è anche uomo. Queste sono le massime di Nicole, la curiosità è donna ma è anche uomo, cioè comunque siamo tutti curiosi, questo volevo dire, e il gossip piace. Però io volevo solo puntualizzare, perché mi sembra giusto per la persona messa in ballo qui e anche per la fidanzata che è una mia follower, perché mi è stato detto nei commenti in quel video si vede questa, quella e la questo è il fidanzato, il nuovo ragazzo di Nicole, il nuovo frequentato, non so come l'avete definito, boh, e poi, cioè l'avete, sto parlando ovviamente di una persona, non della mia family, sia chiaro, comunque si vede che la guarda con occhi amorevoli eccetera, e io in un video avevo detto ragazzi no, quello è il fidanzato di una follower che era lì perché ha vinto per poter essere presente al party di lancio del mio kit sopracciglia top, ok? E poi non so come mai due giorni fa mi sono arrivati un sacco di messaggi nuovi su Instagram prevalentemente in cui mi si diceva Nicole non è vero, non è vero che il fidanzato è una tua follower, non ci crediamo. E io volevo ribadire questa cosa perché è il fidanzato di una mia follower e volevo farvi vedere la persona in questione per dirvi anche che è il fidanzato della ragazza che adesso si vede, ok? Questo è il video del mio party a Milano. Non mi ricordo che minuto è, comunque adesso controlleremo assieme. Se ovviamente il mio cellulare prende, magari togliamo il wifi perché ho casa troppo grande. Non prendo wifi. Ok. Ok, ci dovremmo essere più o meno, eh? Ok, spero vediate bene perché voglio, cioè voglio chiarirla questa cosa. Non perché mi dia fastidio, ma solo perché è comunque il fidanzato di una follower e vi faccio vedere anche lei chi è, ok? Se non mi sbaglio, perché si sono presentati insieme. No, io qui faccio foto, eccetera. Un po' imbarazzante per me riguardare i miei video. Non ci sono abituata, non riguardo mai i miei video, mi vergogno. Ok. Non è nemmeno... Ecco, allora, il ragazzo di cui tutti parlano, non so perché si è risvegliata questa cosa un paio di giorni fa, è lui, è questo ragazzo qua. Adesso torniamo indietro e stateci attento, ok? Ma vi faccio anche vedere la sua fidanzata, che non sono io. Ecco, lui, e la sua fidanzata è lei, ok? E lui stava qua perché stava con lei, e poi se ne sono andati insieme. E lui, se non sbaglio, vedete, lui... sta con lei e le faceva vedere le foto che ha fatto, stavano insieme loro due, ok? Ok, adesso poi sono venute altre ragazze per si è fatto con me, eccetera. Volevo solo puntualizzarla questa cosa perché, non appunto ripeto perché dia fastidio a me, ma solo perché questa... ecco, faccio vedere anche molto meglio il frame, ok? Si sta parlando di questo povero ragazzo che stava con lei, ok? Sono fidanzati. Ok, bene. No, giusto per puntualizzare perché mi dispiace per lui e mi dispiace per lei che era una mia follower e tutti dicono del... Ecco, ok? Cioè, solo per puntualizzare per correttezza verso di loro, ok? Non mi piace che si speculi su persone che non c'entrano nulla. Tutto qua, tutto qua. Comunque... mia family, io adesso vi saluterò perché di nuovo, lo so, non è bello fare la... Gatta Stellina? Gatta Stellina, che cosa sta facendo? Guardate Gatta Stellina e Gatto Denver. Gatta Stellina e Gatto Denver, tra l'altro, guardate, allora lì ci sono, vabbè, i pacchi eccetera che sto raccogliendo per il trasloco. Qui ci sono tutte le cosine che devo farvi vedere in un video spacchettamento. Sono giusto un po', eh? Cioè guardate che roba, comunque. Gatti? Gatta?
Gatta Stellina non saluta, saluta solo quando le fa comodo e quando vuole le coccole. Comunque, anche oggi farò un po' la misteriosa, non uccidetemi, ma ho un'uscita e non porterò con me la videocamera. Non uccidetemi, vi prego. E a volte, appunto, non posso sempre portare la videocamera con me e questo è uno di quei momenti. Quindi dovrò far finire quel vlog che sinceramente non so quanto sarà lungo, non so com'è stato questo vlog. Perché le mie giornate, allora io praticamente tutte le giornate le passo a casa a filmare, editare, lavorare tanto, tanto, tanto al computer. Anche se la gente non se ne rende conto di quanto lavoro ci sia. Comunque, non mi sto lamentando, anzi io amo quello che faccio. È solo per dirvi che di solito sono chiusa in casa, ok? Proprio a sincerità. E di solito sono chiusa in casa, quindi nelle giornate che filmo il vlog io approfitto e faccio mille robe in giro, ok? E quindi le mie giornate quando filmo i vlog sono così: scappo, torno, esco, torno, altri appuntamenti, vai, prendi, preleva, ta 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 ta. Quindi prima stavo tipo con 6 pacchi così che tipo riportavo e non sono riuscita nemmeno a filmarla quella cosa, perché ero veramente, cioè avevo, vi giuro, avevo 5 pacchi e 2 buste. Giusto per farvi capire. Comunque, questo è quanto per il video di oggi, mia family, spero che vi sia piaciuto. Scrivetemi nei commenti quali video volete vedere prossimamente, perché voglio assolutamente essere sempre puntuale dal lunedì al venerdì con nuovi video e voglio esaudire le vostre richieste. Io ho un sacco di idee, ve lo dico, però voglio anche esaudire le vostre richieste, quindi scrivetemelo. E nel frattempo sto aspettando che mi arrivi il mio autoregalo per San Valentino, non vedo l'ora. Comunque, bacio, mua, e a domani con un nuovo video, perché questo video lo vedrete domani, che è mercoledì, quindi ci vediamo giovedì, domani con un nuovo video. Bacio, mua, ciao!